Senza bavaglio si sta occupando di tematiche tecniche particolarmente importanti. Sono delle tematiche che sembrano come dire, spaziare nell'iperuranio del mondo giuridico, ma sono realtà più concrete di quanto si possa immaginare, più vicine alla vita di tutti i giorni di quanto si possa immaginare. Abbiamo parlato delle aste immobiliari, una persona che perde una casa, detto in spiccioli, in parole povere, questa casa viene venduta ai minimi termini, il famoso prezzo vile, viene svenduta con i soliti avvoltoi che piombano su di essa. Ma oggi ci occupiamo di un altro aspetto abbastanza inquietante, il rapporto appunto tra banche e notai. La banca intesa come sistema di potere che, da quanto ci risulta, ha condizionato la classe notarile al punto tale che un'associazione a presidio e a difesa delle aziende italiane si è rivolta al Consiglio Nazionale del Notariato per affrontare la questione della usura bancaria. Ricordiamo appunto che interviene il notaio per la trascrizione dell'ipoteca a favore delle banche. In questo senso interviene il codice. Uno si potrebbe domandare: ma in che modo entra in questo discorso il notaio? Per capirci, io devo acquistare un immobile o costruire una qualsiasi realtà abitativa, sto facendo degli esempi, e mi rivolgo ad una banca. La banca mi concede il mutuo e poi, ovviamente, come detto, interviene il notaio con un proprio atto, appunto, per la trascrizione dell'ipoteca gravante su quell'immobile. E allora, giustamente, l'associazione si domanda: come mai i notai sembrano andare un po' a doppia velocità? Da un lato sono così solerti nel verificare l'esistenza del titolo abilitativo, nel verificare l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, e poi dinanzi a questa situazione del tasso usurario sembra quasi che si faccia finta di non vedere o non lo si veda affatto. Eppure i notai dovrebbero conoscere l'articolo 1815 del Codice Civile, il quale testualmente recita: salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. È importantissimo al secondo comma: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Ma i notai dovrebbero conoscere questo articolo. Forse lo dimenticano? È un fatto davvero inquietante. Fatto inquietante perché lo dicono le carte. Già c'è stato un precedente che ha visto protagonista la Unicredit, la famosa banca, e come si vede nelle carte abbiamo un tasso annuo effettivo globale relativo al presente mutuo è pari al 10,41%, quando invece la soglia consentita, la soglia limite, è quella appunto dell'8,1%. E allora ci si è domandati come mai si sia verificato questo episodio. Questo come tanti altri episodi. E relativamente poi a un procedimento penale, noi notiamo una strana coincidenza, senza il quasi, a voler confermare la veridicità e la bontà di quanto stiamo sostenendo, perché nel momento in cui c'è un procedimento penale,
vi è una relazione di consulenza tecnica che certifica, quindi una relazione di consulenza tecnica, quindi una di parte, che certifica il tasso, una perizia di parte che certifica il tasso usurario, parallelamente alla stessa conclusione e quindi alla, ad aver riscontrato anche il tasso usurario e anche appunto l'altra parte, la pubblica accusa, che è appunto il PM. E allora si verifica una coincidenza a dimostrazione del fatto che questi tassi usurari vengono purtroppo praticati dalle banche. A questo punto, ripeto, sembra sconcertante il fatto che un notaio rediga un atto, vede questo tasso usurario, è forse distratto, forse non lo vede, forse fa finta di non vederlo, non lo so cosa può essere, però sta di fatto che il tasso usurario è presente e l'atto viene redatto ugualmente, motivo per il quale bene ha fatto l'associazione per comprendere, per dipanare, per dipanare appunto questi dubbi. Noi proseguiremo su questo fronte e sarà interessante anche magari confrontarci proprio con i rappresentanti della classe notarile, dell'ordine notarile, per cercare di capire. Le carte sono qui a disposizione di chi voglia verificare. Per ragioni di privacy non abbiamo fatto riferimenti a luoghi, cose e persone, come si suol dire, ma le carte sono qui. Certo che è davvero strano questo mistero dei notai. Alla prossima. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.